Buongiorno a tutti. Siamo insieme per celebrare la seconda giornata italiana della statistica, un'iniziativa che abbiamo avviato dopo il successo della prima giornata mondiale della statistica e che già l'anno scorso aveva visto la partecipazione di molte istituzioni, sia nell'evento che si organizza a Roma presso l'Istat, sia sul territorio. Ed è proprio l'entusiasmo, la voglia di mostrare quanto la statistica può essere importante per i cittadini, per i processi decisionali pubblici, ma anche per le decisioni private. Ecco, questa voglia di mostrare quanto la statistica sia importante ha portato molti di voi a organizzare eventi nella seconda giornata italiana della statistica, che quindi oggi festeggiamo. Vorrei ringraziarvi per questo entusiasmo, per questo desiderio di sottolineare l'importanza di una scienza che talvolta viene considerata un po' arida, mentre invece è un elemento indispensabile per la democrazia e per la qualità delle decisioni pubbliche. Oggi l'Italia è chiamata a prendere molte decisioni importanti per il proprio futuro, per il futuro delle nuove generazioni. E l'evidenza statistica è un ingrediente fondamentale per aiutare a prendere decisioni migliori, ma anche per essere poi in grado come cittadini di verificare l'effetto di queste decisioni. E la dimensione territoriale è fondamentale in questo processo, non solo perché lo Stato italiano è alle soglie di una riorganizzazione profonda delle proprie strutture a livello locale, pensiamo al ridisegno delle province, all'accorpamento di uffici statali sul territorio, ma anche perché lo sviluppo economico e il benessere dei cittadini passa sempre più spesso per decisioni prese a livello locale. Pensiamo ad esempio alla politica che oggi si vuole lanciare da parte del governo sulle smart cities, le città intelligenti, che dovrebbero migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l'uso di nuove tecnologie e una più efficiente organizzazione delle reti di trasporto, delle reti di servizi pubblici. Pensiamo alla riconversione che i sistemi economici stanno in questo momento attraversando, in questo momento di crisi, in cui però bisogna cercare di gettare le basi per uno sviluppo economico più forte e più sostenibile di prima. Insomma, la statistica con i suoi dati deve necessariamente essere alla base di questi processi decisionali, deve essere portata ai cittadini, deve essere utilizzata anche come strumento di verifica dei risultati ottenuti dalle varie politiche. Per questo la neonata Scuola Superiore di Statistica e Analisi Sociali ed Economiche, che opera presso l'Istat, sta molto investendo per raggiungere soprattutto i giovani nelle scuole, ma anche più in generale per aumentare la cultura statistica sul territorio, in particolare nei media, che sono così importanti per passare i messaggi giusti basati su dati statistici affidabili. Questo è un altro dei temi chiave di questa giornata, che a Roma avrà due dibattiti nel pomeriggio, proprio uno centrato sul tema dei big data, su queste nuove fonti informative che rischiano, come dice qualcuno, di sommergerci con un diluvio di dati che sarà, probabilmente già è, difficilmente leggibile da parte del cittadino medio. Il secondo argomento che oggi tratteremo è proprio quello della certificazione dei dati statistici, non solo di quelli prodotti dal settore pubblico, ma anche di quelli prodotti dal settore privato, e quindi il ruolo che gli statistici hanno per assicurare l'affidabilità di questi dati, non importa se prodotti da un soggetto pubblico o da un soggetto privato. La legge, come sappiamo, del Sistema Statistico Nazionale del 1989, che è stata rivista nel tempo per alcuni aspetti specifici, bene, nel decreto legge sull'agenda digitale, sullo sviluppo digitale del Paese, c'è un articolo che dà al Governo una delega per fare, in tempi brevi,
un regolamento per riordinare il sistema statistico nazionale al fine di migliorarne l'efficienza, di utilizzare al meglio le nuove tecnologie, di assicurare la qualità e anche il rispetto dei principi europei in tutti questi temi. Vedremo come il governo eserciterà questa delega. Dal punto di vista della statistica ufficiale, il COMSTAT, il Comitato per il Coordinamento dell'Informazione Statistica, ha già avviato una serie di riflessioni su questi temi e sono sicuro che queste riflessioni verranno prese in considerazione da parte del governo nel momento in cui dovrà definire questo nuovo assetto organizzativo. Insomma, un sistema statistico nazionale che è attivo, che è pronto a rispondere alle nuove sfide che vengono dalla tecnologia e dalle modifiche della società, un sistema statistico che ha voglia di contare, essere visibile, insomma, essere influente nel funzionamento di questo paese. Un'ultima considerazione. Quando nel 1989 il decreto legislativo 322 disegnò il sistema statistico nazionale, fu capace di essere lungimirante, di creare un sistema a rete che oggi vede la partecipazione di oltre 3.000 soggetti. Dobbiamo in questa sede essere capaci di essere altrettanto lungimiranti per disegnare il sistema statistico nazionale dei prossimi 20 anni. E grazie alle nuove tecnologie, una parola chiave intorno alla quale si può costruire un sistema statistico nazionale più forte è quello delle comunità. Cioè di persone che condividono gli stessi valori, le stesse aspirazioni, la stessa voglia di essere utile al Paese. Uno strumento importante che tra breve verrà rilasciato è il nuovo portale del Sistema Statistico Nazionale, un salto tecnologico importante che non solo fornirà più servizi a chi fa parte del sistema, ma anche più informazioni a chi vuole conoscere maggiormente il sistema e soprattutto nuovi strumenti per dialogare all'interno della comunità della statistica ufficiale e oltre. Infatti, ed è questa l'ultima considerazione che vorrei fare, proprio la collaborazione con la Società Italiana di Statistica nell'organizzare questa giornata italiana della statistica, ma anche con le università a livello locale, con i centri di ricerca che generano iniziative come quella che oggi voi avete organizzato, questa collaborazione è assolutamente fondamentale. Essere aperti alla società, essere aperti alle nuove idee che vengono dal mondo della ricerca e dal mondo dell'associazionismo deve essere una caratteristica fondante del nuovo salto che il Sistema Statistico Nazionale vuole realizzare. Per questo il successo della Giornata Italiana della Statistica sarà testimoniato anche dalla nostra capacità di aprirci al mondo non tecnico che spesso rischia di essere troppo autoreferenziale. In conclusione vorrei augurarvi una buona giornata italiana della statistica, ringraziarvi per l'impegno che avete messo nell'organizzare questo evento e darvi direttamente appuntamento all'anno prossimo, alla terza giornata italiana della statistica che indubbiamente sarà un successo come quella di oggi. Buon lavoro a tutti.